Rassegna stampa di oggi, 20 gennaio 2018. Cari amici, questa è la terza edizione. Iniziamo subito con gli articoli. Sondaggi, crolla il consenso per Renzi, è il leader meno popolare, primo Gentiloni, poi Bonino, salgono Di Maio e Berlusconi. Il segretario del PD non piace più e sprofonda insieme al suo partito. L'attuale Premier può contare sul doppio dei consensi e 44 punti di gradimento nella rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera. A seguire Bonino 41 e Di Maio con 33, 2 punti in più rispetto a 6 mesi fa. Scende a 29 punti Salvini, ne approfitta il leader di Forza Italia, a quota 28 insieme a Meloni. E l'ultimo è l'ex Premier con 23. Monza, scontri al mercato tra militanti di Casa Pound e antagonisti, lanci di sanpietrini e bottiglie. Una quarantina di giovani, in parte arrivati dal centro sociale monzese Boccaccio, in parte da Milano, Como, Desio e altre località della Brianza, si sono presentati nella piazza dove era stato posizionato il banchetto del gruppo Estrema Destra. 16 persone denunciate per rissa e 40 per manifestazione non preavvisata, 4 poliziotti feriti. Fake news, l'ultima di Facebook, saranno gli utenti a decidere l'affidabilità di una fonte. Il social network creerà una sorta di classifica delle testate per autorevolezza e sulla base dei pareri e dei suggerimenti raccolti dagli utenti stabilirà la diffusione dei contenuti, appunto. La sperimentazione prenderà il via la prossima settimana negli Stati Uniti per poi essere estesa a livello internazionale. Sestriere, 31enne morto sulle piste da sci, ha sbattuto contro la barriera a paravento. La vittima è un ingegnere, Giovanni Bonaventura, originario di Enna, ma da anni residente a Torino. È morto sul colpo a seguito di un trauma cranico e facciale. Secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo degli sci a causa dell'eccessiva velocità. Il casco è stato recuperato a 200 metri dal corpo. Paul Bocuse è morto a 91 anni, il più grande chef della cucina francese. Addio a Paul Bocuse, re della nouvelle cuisine francese, a poche settimane dalla scomparsa di Gualtiero Marchesi. L'altra cucina perde un altro dei suoi maggiori interpreti. Bocuse, 91 anni, era stato definito il padre della cucina francese che per decenni ha incarnato in tutto il mondo. È stato l'unico chef ad aver mantenuto la valutazione massima delle 3 stelle nella guida Michelin per 50 anni consecutivi con il suo ristorante, fondato dal nonno paterno. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta OGTV. Buon proseguimento con i programmi.